Questa è la mia vita alle 11:40. Sentite questo suono soave, è una sveglia. Una sveglia di Michelle che non si sveglia. Ma noi non siamo interessati a tutto questo. Noi siamo interessati solo ad un piccolo particolare, ad un piccolo fatto. Dovrei essere a fuoco e dovrei essere fatto. Che è il primo Bed and Breakfast dell'anno. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi finalmente è il primo Dread Cuoricino Breakfast dell'anno. Incredibile. Io vorrei mangiare un rigolo già spezzato per tutti voi che mi seguite, per tutti voi che non avete smesso di seguirmi anche con il Capodanno, per tutti voi che siete sopravvissuti al 31 dicembre. Tra l'altro, oggi è la Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, poi si infila nelle grotte per scoparsi le mignote. A parte questo, vi suggerisco di comprare l'ultimo bestseller che è uscito, cioè il mio libro, che oggi non c'è, non è fisicamente qui, però è immaginariamente nei nostri cuori. Lasciate un like e un commento, mi raccomando. Scrivetemi nei commenti hashtag DMB per una domanda per il prossimo episodio del Dread and Breakfast, che sarà lunedì prossimo. Ma io direi di partire subito con il calcio. Parlo del calcio perché anche oggi c'è OneFootball, la migliore applicazione per essere aggiornati sul mondo calcistico. Link in descrizione. Che è successo nel calcio? Ci sono stati gli anticipi. La Lazio ha vinto col Brescia al 107 come al suo solito, il Verona ha vinto con la Spal, Genoa Sassuolo 2-1 e una grande performance della Roma ha portato ad una sconfitta casalinga contro il Torino. Roma che non sa tirare in porta, non sa fare l'ultimo passaggino che potrebbe servire per vincere le partite. 31 tiri, 0 gol, perfetto, grande Roma. La Roma ha sempre avuto un problema di inizio anno, non gli piace proprio, non riesce a rientrare dalle feste, non capisco il perché, però va bene. Le altre partite che ci sono quest'oggi: Bologna-Fiorentina, Atalanta-Parma, Milan-Sampdoria, Juventus-Cagliari, Lecce-Udinese, Napoli-Inter. È il tempo della schedina. Bologna-Fiorentina, X. Atalanta-Parma, 1. Milan-Sampdoria, X. Juve-Cagliari, 1. Lecce-Udinese, 2. Napoli-Inter, 2. Giocatevele. Ma passiamo subito alle notizie. Vi racconto il mio capodanno. È quasi morto un cane. Trump attacca l'Iran. Terza guerra mondiale. Papa Francesco messo sotto contratto dalla WWE. Che wrestler. Capodanno. Capodanno è una festività molto importante per i giovani italiani, perché sono, si sentono in dovere comunque di fare delle cose, no? La prima notizia di oggi, dato che è il primo D&B dell'anno, voglio che sia un piccolo racconto che faccio a voi, molto divertente, sul mio capodanno. Perché il mio capodanno è stato così incredibilmente divertente, ma non proprio il 31, proprio 2 giorni prima e 2 giorni dopo. Iniziamo con leggerezza e vi racconto questa. Intanto fatemi sapere come siete sopravvissuti al Capodanno. So che potrebbe essere difficile sopravvivere, ma so che voi ce l'avete fatta. Che cosa ho fatto io a Capodanno? A Capodanno noi abbiamo fatto una piccola cena con gli amici qui a casa. Qual è stato però l'impedimento del Capodanno? Allora, se voi avete seguito un po' su Instagram, se non lo fate seguitemi, noi abbiamo avuto degli ospiti umani, ma sì anche degli ospiti canini o carlini. Abbiamo avuto l'onore e l'onere di ospitare un cane carlino. Cane carlino molto strano, perché era così, di 9 anni e mezzo, senza tutti i denti, molto malato. Come ospite per Capodanno è perfetto. In più forse era sordo e probabilmente non ci vedeva da un occhio. Non sto parlando di Pachi, non sia mai. La storia che voglio raccontarvi è una storia di sopravvivenza, perché io ho salvato una vita. Penserei dei rigoli ai carlini, perché i carlini sono i cani veramente, so, strani. So, cani strani, carlini. Prendiamo questo carlino, entriamo dentro casa, lo liberiamo in casa, almeno studia un attimo. Prima cosa che fa è cercare di suicidarsi dalla tromba delle scale. Fortunatamente abbiamo creato una barriera per impedirglielo di fare. 20 minuti dopo deve mangiare, nessun problema. Croccantini sulla mano, ricordate, non ha i denti, mangia i croccantini. Come? Croccantini sulla mano, lui si azzuffa. Lui li mangia, li aspira, li vuole, li desidera e li brama. Dopo un po', all'improvviso, urla di dolore. Si ribalta con la schiena, comincia ad avere delle convulsioni e si fa la pipì sotto. All'improvviso, senza nessun preavviso, dico vabbè, infarto. Noi inizialmente lo prendiamo in giro, ridiamo dicendo ah, che cane di merda, non riesce ad alzarsi. Bene, dopo un po' ci accorgiamo che effettivamente stava morendo, è morto. Cioè, stava proprio a morire. Presi dal panico, Michel comincia a fare un massaggio cardiaco che però non è servito. E io, da grande eroe e da grande utilizzatore di queste due dita, cosa faccio? Prendo il carlino, gli apro la minuscola bocca e infilo le mie giganti dita per cercare i croccantini all'interno della sua gola, perché si era un po' strafogato. Ne tolgo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 croccantini qui, tolti con la magia di sole due dita. Non contento, questo cane idiota, perché è un cane idiota, un secondo dopo essere tornato in vita, perché era morto, che fa? Ah, ovviamente i suoi croccantini erano molto piccoli. So che comunque dare i croccantini a un cane senza i denti è difficile, ma è un attimo scuro. Non contento, si sveglia dalla sua post mortem e si dirige verso la ciotola di Nala per prendere un croccantino grosso così. Dita in gola, togli il croccantino. 3 giorni dopo, stessa storia con il salame. Do un pezzo di salame, ma veramente piccolo, micro salame era, e fa
e si accascia facendosi la cacca sotto. Dita in gola per togliere questo cazzo di pezzo di salame. Quindi questo capodanno è stato sì divertente, è stato sì ansioso, ma ricordate soprattutto che io, non so voi se lo avete fatto, ma io questo capodanno ho salvato una vita. Ma parliamo un po' di guerra, perché è la cosa che più ha caratterizzato questa settimana. In caso voi abbiate passato capodanno e i successivi 4-5 giorni dentro una grotta senza internet, vi racconto che cosa è successo. Trump ha ucciso il generale Soleimani. Il generale Soleimani, in che modo? Ha preso un drone e ha lanciato un missile su una jeep in cui c'era Soleimani, che è morto. È morto. Questo generale era molto importante in Iran. Hanno fatto i funerali pochi giorni fa, ieri o l'altro ieri se non sbaglio, milioni di persone. E sono successe determinate cose molto spaventose. Del tipo, partendo in ordine, Trump uccide questo generale che secondo lui stava organizzando degli attentati terroristi. Anche se non li stava organizzando, gli è dato la scusa per farlo a quelli che sono rimasti in vita. Quindi Soleimani muore. Funerali, milioni di persone, tipo il capo di stato dell'Iran o qualcuno di comunque simile a livello di poteri, durante il funerale dice: ogni iraniano dovrebbe donare un boh che cazzo di moneta c'hanno, un galaf, per arrivare a 80 milioni di galaf, perché vogliamo mettere una taglia sulla testa di Donald Trump di 80 milioni di dollari. Trump, non contento, dice: se ci attaccano, noi contrattacchiamo. Sì. Trump ha fatto una dichiarazione un po' ambigua, io spezzerei un biscotto a Trump. Ufficialmente io ancora non avevo deciso chi giocarmi al Fanta morto, ma Trump secondo me potrebbe essere un indiziato. Io gli do 43 giorni di vita. Sinceramente non riesco a comprendere come nel 2020 la guerra sia anche solo un'opzione pensabile. Comunque la mente umana si è evoluta, no? Ma perché su questo argomento rimane sempre uguale? Perché ci sono sempre dei guerrafondai? Non capisco. Soprattutto Trump ha detto che l'America ha l'esercito più grande del mondo, ovviamente. Hanno appena speso tipo non so quanti fantamiliardi di dollari per riempirsi la casa di missili da tirare qui e lì. L'Iran, per rispondere, ha detto: ah sì? Ti ricordi il nostro accordo sul nucleare che dovevamo fare, sull'uranio, non usatene troppo, vaffanculo, usiamo quanto cazzo di uranio ci pare. Quindi l'Iran avrà il nucleare, l'America avrà il nucleare, tutti avranno il nucleare e si bombarderanno. La cosa che ho pensato è: ma se vince l'Iran? Finalmente possiamo parlare di pace dopo la guerra, guerra e pace. Parliamo un po' di pace. La pace è importante. Tra l'altro il Vaticano in stato d'allerta per questa terza guerra mondiale in procinto di iniziare. Che cosa è successo il 31 dicembre? Il miglior capodanno l'ha passato il Papa. Il Papa. Lo sapete perché? Se avete passato capodanno sotto una roccia in Kirghizistan o in Cina. Vi racconto che cosa è successo. Piazza San Pietro, città del Vaticano, milioni di persone. Il Papa comincia a camminare per l'ultima volta del 2019 vicino ai suoi fedeli. Una fedele però un po' troppo fan lo strattona dalla maglia. Il Papa si arrabbia, il Papa si gira, il Papa la schiaffeggia. Ci sono state molte cose divertenti, tra meme in cui il Papa picchia le persone, meme di Street Fighter col Papa. Quindi ovviamente è stata una cosa goliardica alla fine, no? Però la gente si è un po' preoccupata e si è un po' è rimasta un po' allibita dal comportamento del Papa, che però ricordo essere una persona umana e anziana. Non è un supereroe, è il Papa. Ci sono state centinaia. Papa Francesco, mi fate fare un video con Papa Francesco? Voglio qui Papa Francesco. Parlo di Totti, eh? Molti hanno detto che quella donna cinese o Hong Kong o vietnamita o qualsiasi cosa abbia gli occhi così. Sì, c'era del razzismo in questa frase, ma non me ne vergogno. Tanto il razzismo sui cinesi non vale, vale solo sui neri, ricordiamolo. Molti hanno detto che quella donna avesse detto delle frasi a Papa Francesco su quanto i cinesi stessero perdendo la loro fede e su Hong Kong a caso, no? E quando escono queste cose la gente legge il labiale e dice: hai visto? Ha detto Hong Kong, il Papa l'ha schiaffeggiata, il Papa è contro Hong Kong. No, semplicemente il Papa si è incazzato perché questa signora l'ha strattonato dalla maglietta e sinceramente, dalla tonaca come cazzo si chiama, a me non mi verrebbe mai in mente di strattonare uno di 80 anni. Perché casca? E se casca, se fa male? Perché va bene che è il Papa, non è protetto dal divino. Quindi il Papa si è arrabbiato per quello, per la sua sicurezza. E tra l'altro la scorta stava ferma così, che imbruttiva un botto la sera. Hai visto quanto l'ha imbruttita? Però fermi, capito? Mentre il Papa picchiava a menava. Quindi il Papa si è arrabbiato per la sua sicurezza, perché poteva, era sì una signora cinese alta 1,20 m che diceva Ango Chani Arsenali, ma poteva essere un criminale, poteva essere uno con una lama, con una pistola, con un mitra, con un bazooka, con una testata nucleare. Cioè poteva averci un botto di roba in tasca. Quindi a me fanno ridere le persone che hanno attaccato il Papa perché l'ha schiaffeggiata. Ha fatto bene, anzi ha fatto quello che avrebbe dovuto fare la sua scorta. Non è il suo ruolo, non è il ruolo del Papa difendersi. È un vecchio di 80 anni, in cammina, che deve fare?
A cazzo. Quindi il Papa si è arrabbiato un botto. La gente ovviamente ha ironizzato sul web, perché ragazzi, come fai a non ironizzare sul Papa che schiaffeggia una signora? Noi viviamo in un'epoca bellissima, di tutte le epoche del mondo. Siamo nati in quella in cui un Papa ha schiaffeggiato una fedele. Quindi secondo me il Papa non ha sbagliato, anzi, si è difeso. Che c'ha la faccia incazzata, tipo, ma come cazzo deve mettere la cogliona? Ovviamente abita al Vaticano, sta a Roma, quindi un po' di accento l'avrà preso. Quindi GG per il Papa, che riesce a difendersi con una fatality incredibile. Signora cinese muta, con sguardo basso, torna a casa e racconterà ai suoi nipoti: sai, una volta mi ha menato il Papa. Ma possiamo passare al momento preferito di tutti, gli attentatori islamici. Il momento dei commenti. Allora, i commenti di fine anno in realtà sono stati tutti con buon anno, buon capodanno, mi avete fatto gli auguri e bla bla bla. Non so che nome mettere, mi chiede Dreddo, puoi dire se fate o non fate ste cazzo di sdrogo corse, bestemmia? Il popolo deve sapere, già l'abbiamo detto che le faremo, il problema è organizzarle, ma le volevamo fare per Natale ma non ci siamo riusciti e questo non significa che non le faremo più. Un episodio sicuramente durante quest'anno sul canale di Chi Vuole Fare uscirà. Le sdrogo corse hanno preso una pausa talmente ampia che appena le rimetti la gente è molto felice, molto contenta ed esplodono come video di calcetto. Quanti anni è che non li mettevamo? 3, 2? Non mi ricordo. Però sono andati tutti benissimo. Quindi GG. Jairava, ma se uno con una piantina organizza un droga party e gli invitati portano la loro piantina e se la fumano, è legale? Non credo, caro Jairava. Sarebbe incredibile. Invece di portare vino ti porti una piantina di marijuana per marijuanare tutti quanti. Ma non si può fare, mi dispiace. Bene ragazzi, spero che il video... E sto remixando. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordate di lasciare un like e un commento. Noi ci sentiamo mercoledì, stavo sbagliando il giorno, con un nuovo video. Lasciatemi un like e un commento. Bella, buon anno. Mi fa piacere che siete sopravvissuti. Mi fa piacere tutto. Fate quello che vi pare. Vi amo. Quest'anno sarà cazzo incredibile. Outro, sigla. Non ce l'ho. Pensavate, eh? Invece no. Ancora non ce l'ho.